Non so se vi rendete conto, ci manca qualcuno qui. Dov'è? Andato con la biondina, eh? Andato con la biondina. Vi lancio le immagini del casolare. Ciao! Hang on to the world as it spins around. Just don't let the spin get you down. Things are moving fast. Hold on tight and you will last. Keep yourself respect, your manly pride. Get yourself in gear, keep your stride. Never mind your fears. Brighter days will soon be here. Take it from me, someday we'll all be free. Take it from me, someday. Ah, come, vieni, vieni, vieni. No, basta, ti prego, no. No, se veramente sta diventando... Abbiamo fatto uno schifo. Tieni gli occhi a cuoricino stasera. Veramente? Che hai fatto oggi pomeriggio? Non è da me. Eh? Hai fatto oggi pomeriggio? Secondo te? Vieni, vieni, vieni. No! Così è stato oggi. No, ma no, no, noi no, siamo, no. Ma siamo al rec, lo sa? Sì, amo. Siamo al rec, sì, amo. Sì, amo. Sì, amo significa sì, da molto tempo. Ecco, no, si amò, tipo, cioè, tipo affetto. Quella cosa di Alessandro Siani. Non è Alessandro Siani. E chi era? Chi è? Non è morto ancora. Chi era? Non fa niente, non mi ricordo manco. Ti ricordi così? Che siamo al casolare. Siamo sotto le stelle, finalmente un po'. Sta puzzando dal freddo, non è vero? No, non è vero, anzi, volevo un po' d'aria fredda. Puzza solamente, senza freddo. Puzzo sicuramente. No, vabbè, no, di patatine sicuramente. Perché no, quando ti arriva una cosa di patatina. Ti sbagli, non è patatina. Che ketchup? Carne, no. No. Pesce? No, pesce no. Tu pesce, pesce no? È qui solo su richiesta. Nel senso che? Si ordina e vieni, vieni. No, non sta bene, non sta bene. Vabbè, si ordina e vieni, vieni. Allora, il casolare fra poco aprirà anche all'esterno. Sì, finalmente, non aspettavamo altro. Quando è bruciato? No, veramente. Allora, quando? Vuoi mettere il casolare, è bello anche d'inverno, però vuoi mettere in estate? Colori, musica, cioè, guarda là. Tutto buio, non si vede niente, vedete, spendo le luci? No, penso che si vede qualcosa. Qualche lucina, si vede con la lampadina. Lucina, sì. Sì. E che si vede? Tu vieni da Salerno, io vedo Salerno, no? Quindi tu mi vedi? La faccia e mi vedi. Sì, non è un lampione, non posso mai vederti. Mi vuoi dire quando apri il giardino, per favore, quando apri la piscina? Allora, sì, allora, noi siamo, diciamo che cercheremo di fare questa piccola... Capito qualcosa voi? Non mi ha capito qualcosa. Perché? Dicevi? Diciamo che stiamo cercando... Questa piccola apertura, che piccola? Questa apertura. Questa piccola apertura. No. Chuck si gira. Continua. No, sto scherzando, vabbè. Fa una piccola apertura. È come quando uno dice, Santi, mi spegni un po' la luce. Che significa un po' la luce? O mi spegni la luce o non me la spegni. Mi spegni un po' la luce? E che significa? Mi fai questo piccolo piacere, questo no, un po' di piacere. È italiano, mi spegni un po' la luce. Sì, lezioni di italiano a stress di notte. Scusa, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Con Enzo Pellegrino stiamo scherzando. Facciamo allora, faremo, diciamo, la direzione mi ha detto di comunicare. Chi ha direzione questa... lei? No, no, non sono io. Siamo io, sulla parte comica, cioè quella che... Che fa ridere, infatti. Fa ridere ogni tanto. Sì. Ogni tanto, sempre. Sempre. Afnim. Afnim. Ah. Afnim significa la smettiamo. Ok, punto. Mettiamo un punto a questa stupidità. Facciamo le persone serie. Parla con te e diciamo che qui a Casolare il 1° maggio faremo una festa con un menù che adesso è ancora incerto. Il prezzo solo è certo, quello sicuramente. Perché? Ma i primi soldi e poi dopo si vede. Voi portate i soldi, ma quello che mangiate dopo si vede.
Il prezzo è di 27 euro. Che 27 persona, da caso, 27 escluse. Perché 27? Loro mi dicono, io dico a te, okay. E noi diciamo a loro, okay. Giusto? Ma 27 non... Perché non lo so, però ovviamente è un prezzo ottimo. È soggettivo, dire. Il fatto. No, non è soggettivo, è proprio ottimo. Quindi a scatola chiusa 27 euro. E a scatola... Ma a parte che il casolare è sempre una garanzia, non per peccati di presunzione. Assolutamente, questa è l'unica nota è seria. È sempre una garanzia. È vero. Per se qualsiasi no... festa tu faccia o qualsiasi... Voi fate qualsiasi tipo di festa, cioè... Tutto, dai matrimoni ai compleanni, alle lauree, speriamo un giorno anche la mia. 18 anni già fatti. E i funerali? Se si cominciano a festeggiare come in America, ma anche sì, volentieri. Basta che pagano. Okay. No, vabbè, non siamo così veniali, no. Però. Veniali è un'altra cosa, si dice venale. Venale, pardon. Allora, primo maggio quindi questa... Faremo questa festa, ovviamente. Che giorno è il primo maggio? Lo sai che non lo so, però è festivo. Quindi però è un festivo sicuramente, festa dei lavoratori. Capirai. Come ci si arriva al casolare? Chi non lo sa? Dato che noi siamo su Sky. 826. Sì. Proprio fare del giornale, c'è il nostro mensile, è il numero di aprile. Cercatelo in edicola, cercatelo in tutti i punti di riferimento. Si paga pure. Non si paga, distribuzione gratuita con il numero Roma. 1 aprile 2013. Primo aprile, pesce d'aprile si dice. Comunque, in tutti i punti di riferimento del circuito Sessi Notte, casolare compreso. Allora, dove ci possono trovare? C'è un'intervista col Papa. Un'intervista col Papa. Fra Papa, cioè, e Papa, tipo, voi sì. Vi rendete conto? Ecco qua, guarda. Cioè, giusto per farvela vedere. Cioè, fatto l'intervista sia a Ratzinger che a Papa Francesco, non ve la perdete. Enzo Pellegrino. In esclusiva. Voglio dire. Stiamo scherzando. Una garanzia. Appunto. Allora, andiamo avanti. Come ci si arriva al casolare? Con la macchina, ovviamente, ma a piedi anche, se siete dei buoni scalatori. Se volete dimagrire o scendere, va bene. Vabbè, basta uscire a Baronissi e seguire tutte le indicazioni possibili e immaginabili, perché i soldi li abbiamo spesi e le indicazioni li abbiamo fatte bene. Poi, se vi perdete ci potete chiamare, usate il navigatore via Edoardo De Filippo 2. Edoardo De Filippo 2, senza ridere perché ho riso. No, Edoardo De Filippo vabbè, lui era un comico, noi no, eh. Io arrivo con ritardo. E oppure ci potete, diciamo, potete seguire le nostre programmazioni o su Il Casolare tagliamo. No. Lo so, ma che cazzo ridi? Tu non devi ridere. C'è un tecnico che invece lavora ride, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Pure Cristina ride. Guarda Cristina che ride. Guarda, Cristi che ti ride. Vabbè. Comunque potete seguire tutte le nostre programmazioni. Phone, please. Facebook non ti interessa? Facebook è meglio di un phone adesso. Veramente. Attualmente. Cioè, io sto in mezzo alla strada, ti voglio chiamare, come devo far arrivare da voi? E vi chiamo al 089. Numero... 089. Guarda loro. 568082. Guarda a me! Allora... Il numero per contattarci è 089-568082, oppure ci potete seguire su Il Casolare Agriturismo, su Facebook. Hai finito? No. Oh, ma cazzia, eh? Tu stai facendo capire a tutti che io puzzo, ti rendi conto? No, si puzza dal freddo qua, però. Tu sei vecchio, io sono giovane, quindi io non ho freddo. Ancora te laureava però, sei ciuccia tu. No, sono una ciuccia presuntuosa. Quanti anni ci hai messo? Non lo dico. Quindi, cioè, 20 anni che stai all'università. È vero! Quindi più 20 di scuola superiore. Cioè, ti rendi conto che qua dentro c'è il mio professore delle scuole superiori. E non ti saluta? No, mi ha salutato. Mi ha detto, chi mi ha fatto passare? Uè Maron! Uè Maron significa, oh Madonna mia. Oh Madonna mia, signore, mi aiutaci tu. Vabbè. Soprattutto quando viene lui. Venite al casolare. Perché cioè, io anche... quando lo vedo faccio... Non è vero, se diverso, mi butto le braccia al collo. No, non ce la fa buttare le braccia al collo. Sale sulla sedia e mi butto le braccia al collo. Basta per buttarti le braccia al collo. Chi lo vogliamo far vedere ancora? No, ti voglio bene. Far vedere ancora? Lo sanno tutti oramai. Lo sanno tutti, bravo, infatti. Sì. Però la bellezza, l'altezza. La lasciamo agli altri. La botte piccola. C'è vino buono e tutto turista appeso. Tutto turista appeso significa tutto quello che viene dopo va benissimo. Senti, loro hanno riso, io mi sono divertito, tu non io, lo so. Io anche mi sono divertito, anzi ti ringrazio di essere venuto perché mi hai liberato un attimo da questa rabbia di matti. Sì, e sta puzza di patatine. Sta puzza di patatine che ci sta in giro, non è vero. Non è vero. Chi esce da qua dentro non puzza, anzi. Se ne va col sorriso e la pancia gonfia. E fa fuff. Sai lei col cosa presso, saluta. Sì, come esce faccio fuff. Ma posso dire ciao, faccio fuff. Ok, vabbè. I tuoi baci, manda tanti baci agli uomini che ti guardano. No, mi fai divorziare. Che sì, o sì, uomini. Vabbè.
a quello che sta sul divano. Basta che vengono basta che vengono a casa, mando tutti i bacetti che vuoi. Vengono subito quando ti vedono. Silo.